Buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Bene, bene. E ci troviamo a Serralunga d'Alba, in Trattoria Italia. Scambiamo due chiacchiere con la signora Grazia. Ben volentieri. Nella trattoria. Allora, signora, ci troviamo qui nella langa proprio straordinaria. Del Stamattina Barolo. È una giornata del Barolo, è una giornata un po' con delle nebbie. Un po' autunnale. È un po' autunnale. Comunque, sento già un buon profumino in cucina. Bene, bene. Dove mi porta? Voglio assaggiare, voglio vedere, voglio che lei mi racconti un pochino qualche storia di cucina. Bene, di allora la porto in cucina perché bene. Siamo qui da quasi 100 anni, fra qualche benissimo. Anno festeggiamo il centenario, quindi già la mamma e la nonna facevano i tagliarini e quindi gliele facciamo di 100 nuovo anni vedere. Fa. Benissimo. Quasi 100. Allora ci accomodiamo un attimo in cucina, mi fa vedere ma anche gustare. Sicuramente. Allora le... Grazie. Dono anche un grembiule, così grazie. Fa proprio il cuoco. Va bene, allora faccio lo chef. Prego. Anch'io per una volta. Grazie. Ecco, la signora è la nostra collaboratrice che si occupa di bene. Pasta e dolci, quindi le farà vedere anche il taglio dei tagliarini che abbiamo appena impastato. Questi sono quelli già fatti, che si sono già asciugati e quindi sarebbero già pronti anche per essere buttati in pentola. Ah, benissimo, allora, signora, con piacere che la vengo a incontrare. Grazie. Allora, mi dica adesso quali sono le operazioni per portare avanti questo piatto. Allora, partiamo dalla farina. Quindi per un chilo di farina noi usiamo 20 rossi di uova. La pasta poi si lascia riposare, asciugare a seconda delle stagioni, appunto da un'ora a due ore. Dopodiché si passa a stendere la pasta. Si arrotola in questa maniera come ha già preparata la signora. E l'ultima operazione, quella benissimo. Proprio del taglio a mano, che ormai è abbastanza raro, e sono quindi tagliati sottilissimi di 1-2 mm. I tagliarini cotti per pochissimi minuti, sì. Perché è una pasta molto, molto leggera. Si possono condire poi con il burro fuso, momentaneamente si può aggiungere al burro fuso il tartufo nero. Per il tartufo bianco, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, dobbiamo rivederci in ottobre-novembre. Giusto. Oppure con il classico ragù di langa, che può essere fatto con le carni bianche e rosse, oppure anche con i fegatini. La tradizione voleva i fegatini sia di pollo che di coniglio. Caspita! Posso? Certo! Una delizia! Ci sono dei segreti che si possono dire? No, è il ragù tradizionale piemontese con il fondo di cipolla, i gusti locali, il rosmarino, l'alloro, la carne di vitello e in aggiunta si può fare con le tre carni, anche quella di pollo e di maiale. Sì, oppure in alternativa i tagliarini sono anche molto buoni conditi col fondo dell'arrosto, quando si fa l'arrosto. E poi ho visto la signora Ornella che ha fatto saltare in padella i... raviolini del Plin, che sono un altro classico primo di langa. Qui nella pasta si diminuisce un po' il numero delle uova, quindi sono una decina di uova intere. Sempre con il ripieno delle carni piemontesi, la fassona, il pollo, il maiale e le verdure locali, quindi spinaci, bietole, erbette a seconda della stagione. Anche questi possono essere conditi semplicemente col burro e salvia, perché la pasta e il ripieno è già molto gustoso, oppure con il classico tartufo bianco d'alba. Benissimo. Prima dei raviolini però le faremo poi assaggiare anche un boccone di questa carne cruda, che è un po' il fiore all'occhiello della nostra zona, perché è la carne cruda di fassone, che viene semplicemente tagliata a mano, tritata e poi condita con un goccio di olio, sale, semplice. Pepe e un goccino di limone a scelta. Carne fassona piemontese. Ma se mi venisse un po' di fame in più, come sì? Secondo, cosa potrebbe esserci? Sì, allora il secondo di nuovo classico della nostra cucina è il brasato al Barolo, sempre fatto col taglio della fassona di vitello. È uno stracotto lasciato riposare nel vino con gli aromi e poi servito con la sua salsa. E per un goloso di dolci come me? Per un goloso di dolci in langa si deve assaggiare il bunet. Noi lo cuciniamo ancora nella forma tradizionale, a bagnomaria,
Anche qui uova, cioccolato, amaretto, un goccino di caffè, un goccino di rum. Questa è una preparazione che fa ancora la zia, da una ricetta tradizionale della mamma e della nonna. Tagliarini di langa, raviolini, brasato al barolo, carne cruda all'albese e penso un buon bicchiere di vino. E certo, in langa non può mancare che un buon bicchiere di barolo. Ma per questo vi faccio parlare con mio fratello che segue la cantina, Anselma Franco. Benissimo. Quindi a questo punto dobbiamo bere questo barolo, un accoppiamento perfetto. Un accoppiamento perfetto per le carne rosse, i piatti piuttosto importanti, i piemontesi, con cui si adatta benissimo. Il barolo, questo cos'è, un barolo? Questo qui è un barolo 2010 del Collaretto, che è uno dei creux, diciamo, più importanti della zona di Serralunga, del territorio di Serralunga.